grazie di essere venuti a uno dei momenti più significativi della settimana della quarta settimana internazionale dei diritti, ed è la inaugurazione del Giardino dei Giusti di Genova. La settimana è stata dedicata appunto ai giusti, concetto su cui siamo tornati più volte in queste giornate, in queste serate, un concetto che ha con sé mille implicazioni e che richiede però a tutti la nettezza delle responsabilità e delle scelte di campo sui grandi valori che aiutano a costruire una storia più giusta, appunto. Genova è la terza città d'Italia che propone e custodirà un giardino dei giusti. L'hanno fatto Milano e Padova. Genova sceglie di farlo con una modalità particolare, cioè di non quella di dedicare una pianta a una sola persona, ma di dedicarlo a cause collettive, cause che riguardano persone che si sono battute insieme, si battono insieme per determinati principi, determinati valori. Con noi abbiamo esponenti di movimenti, di realtà associative, di realtà culturali, professionali, umane anche, che si battono perché i giusti vengano ricordati se sono caduti e vengano rispettati e aiutati se sono in vita. Abbiamo con noi Yolanda Mukakazana, che è candidata al premio Nobel per la pace 2011, che è testimone instancabile del genocidio ruandese, testimone anche di pace, di memoria e di pace. Abbiamo con noi due giornaliste russe, una che ha un nome che è diventato un grande punto di riferimento non soltanto per i giornalisti di tutto il mondo, cioè Vera Politkovskaya, figlia di Anna Politkovskaya, e con lei abbiamo Nadezhda Pruzenkova, che lavora allo stesso giornale, la Novaya Gazeta di Anna Politkovskaya. Abbiamo delle persone che rappresentano la realtà, la durissima realtà messicana, la difficoltà di essere giusti oggi in Messico, una delle realtà più drammatiche del pianeta, forse la prima democrazia che rischia veramente di diventare narcostato. E con noi sono Sandra Rodriguez Nieto, Anabel Hernandez, Cinzia Rodriguez e Eduardo Joaquín Gallo Iteglio, che parleranno oggi pomeriggio in comune a Palazzo Tursi alle 6:30. Questa cerimonia di scoprimento di targhe ha questo di particolare: non mettiamo un albero la prima volta perché sia più visibile quello che sta accadendo, perché chi passa veda subito delle grandi e belle piante con delle targhe intitolate a cause collettive. Ma diceva la sindaco Marta Vincenzi, dal prossimo anno accanto a queste tre grandi piante verranno piantati degli alberi nuovi, degli alberelli che cresceranno dentro questo giardino. E la cerimonia sarà seguita poi dal conferimento di una cittadinanza onoraria da parte della sindaco Marta Vincenzi proprio a tre donne in grado di rappresentare queste cause, quindi Vera Politkovskaya, Sandra Rodriguez e Yolanda Mukakazana. Sempre Yolanda Mukakazana sarà poi intervistata, la candidata al premio Nobel per la pace 2011, sarà poi intervistata a Palazzo Tursi a mezzogiorno da tre donne, due giornaliste e una attrice, Emily Bacus, Kirsten Hausen e Carla Perolero. È una mattinata dedicata, possiamo dirlo complessivamente, alle donne che si battono, così è risultato, non lo abbiamo pensato inizialmente, ma così è risultato, alle donne che si battono per la giustizia, per i giusti, alle donne giuste. Prima di procedere allo scoprimento delle targhe, darei la parola a Marta Vincenzi, che ha seguito tutte queste edizioni della Settimana dei Diritti con molta passione, l'avete vista più volte in occasione di questi incontri,
e in particolare essendoci delle donne a cui riconoscere qualcosa di importante e a cui conferire la cittadinanza onoraria, la sua presenza qui è ancora più significativa. Ringrazio per essere qui Gabriele Nissim, che è il presidente del Comitato Internazionale per il Giardino dei Giusti, che ha guidato, fatto nascere questo movimento, che lo sta seguendo in tutta Europa, che ne sta facendo un fattore di mobilitazione morale di tante persone e di tante associazioni. Do la parola a Marta Vincenzi.